Buongiorno a tutti, sono Natalia, personal trainer, e oggi vi propongo una lezione per gli addominali con pesi. Scegliete pure il peso che volete, io ho preso due pesi di 2 kg ciascuna. Vi ringrazio per seguirmi sul mio canale YouTube, pollice up se vi piace questa lezione e cominciamo subito. Dunque, partiamo seduti con gli ischi ben piantati nel tappetino, spalle basse, abbiamo i pesi davanti al petto e scavando l'addome srotoliamo fino a metà, fino a portare le lombare sul tappetino, salgo su e allungo la colonna e scendo. E salgo. Mantengo una bella retroversione nella discesa e cerco di mantenere le spalle basse. Facciamo ancora 4 così, 4, 3, 2, 1. Bene, scendi indietro, gli ischi, stacco una gamba, stacco l'altra gamba e andiamo per il Russian Twist. Cerca di mantenere l'equilibrio, se non ce la fai, va benissimo anche i piedi a terra. Cerca di andare a portare i pesi lontano dietro. Torni in centro, stendo le gambe, stendo le braccia e da qua scendo con controllo, attento con le spalle, salgo su, scendo. Ovviamente questo allenamento può essere fatto anche senza pesi. I pesi ci danno un po' più di challenge. Ancora 4 così. Porto molta attenzione nell'articolazione delle spalle quando le braccia partono indietro. Benissimo, appoggio un peso, riprendo soltanto uno, piego una gamba, piego l'altra gamba, scendiamo, avvicino un po' le gambe, le braccia a livello delle spalle, stacco e scendo. Cerco di salire il più su possibile, cercando di spingere il peso al soffitto. E ancora 8, 7, 6, 5, 2, 1. Appoggio, stacco una gamba, stacco l'altra gamba, il soffitto. Adesso allontano braccia, torno e stacco. Attenti dove porti le tue gambe, non devi inarcare nella colonna vertebrale e lombare. Benissimo. Ora ripieghi solo una gamba, prendo il peso con un braccio soltanto, gomito a 90 gradi, una mano dietro la testa, inspiro, rimango e salgo, torno. Cerco di avere la testa pesante nelle mani e di non tirare sul collo. La flessione del tronco si fa solo grazie agli addominali. Resisto contro la gravità quando torno giù.
cambio, stacco, piego, gomito a 90 gradi, bene, dietro la testa, inspiro e stacco, vado verso la gamba, ovviamente se vogliamo renderlo un po' più complicato, possiamo abbassare e salire con la gamba, ma oggi stiamo qua, stacco, scendo, stacco, scendo. Almeno ancora 4, 3, 2, 1. Bene, appoggio, recupero il secondo peso. Posizione con le gambe a 90 gradi e abbiamo i pesi appoggiati sulla gamba. Mentre una gamba scende verso il basso, un braccio si stacca. In e torno. Teniamo lo stesso braccio e stessa gamba. Se lavori con un bacino in posizione neutra, mantenendo lungo le curve naturali la tua colonna, lavorerai il trasverso dell'addome principalmente. Invece se appiattisci la colonna contro il tappetino, lavorerà più con il retto dell'addome. A te di scegliere, anche dipende anche la tua forza e stabilità negli addominali. Ancora due. Uno. Cambio. Allontano. E torno. E allontano. E controllo. Ultimi 4. 4. E 3. E 2. E 1. Ora passiamo le braccia sul lato, stacco la testa e con controllo saliamo su. Cerchiamo di mantenere questa posizione e di scendere, srotolando dal bacino. E salgo, estendo la schiena se riesco e riparto con una retroversione del bacino. E di nuovo salgo e scendo. E salgo, e scendo, e salgo, e appoggio. Bene, questo era un 5 minuti di workout per gli addominali, bene ed efficace. Vi ringrazio per aver seguito questo piccolo workout. Alla prossima!